Architettura e design nel distretto di Brera e dintorni. Evento nell'evento, la presenza di Tadao Ando da Duvetica per presentare la mostra dedicata agli ultimi 10 progetti museali realizzati tra l'Europa e il Giappone dalla metà degli anni 90 fino al 2010. Dallo showroom di Via Santo Spirito, suo ultimo progetto europeo, Tadao Ando si è recato al Museo Bagatti Valsecchi, che ospita le lampade disegnate per Venini. Bellissimi i marmi e i progetti nello showroom Salvatori di Via Solferino 11. Nel suo spazio rinnovato, gli ambienti e i progetti realizzati da Ron Gilad, Franz Riccardi, Rodolfo Dordoni e Piero Lissoni. Lo showroom è diventato punto di riferimento per la ricerca e l'utilizzo delle pietre naturali. Protagoniste le cucine in Corso Garibaldi 99. Modul Nova inaugura il nuovo showroom con lo show cooking di Alessandro Borghese e la musica di Radio Monte Carlo. Protagonista dell'allestimento dello showroom Valcucine, il nuovo sistema meccanica a marchio De Mode, un programma dall'intelaiatura leggera i cui singoli elementi strutturali si uniscono attraverso giunzioni meccaniche, riciclabili al 100%. Al piano interrato la cucina Lessi by Valcucine, disegnata da Vie Larez per le esigenze del mercato contract. In via Fioricchiari 34 un nuovo allestimento nello showroom Acheo per presentare il sistema cucine AC04 in laccato color sale opaco con piano di lavoro a scomparsa, a filo rispetto alle ante. Il distretto Brera Design si conferma come una delle zone più interessanti della Design Week per l'alta concentrazione di design e di eventi. A Palazzo Crivelli Rodolfo Dordoni ha curato l'allestimento Pamarnau. Rosita Missoni ha presentato con la consueta grazia ed eleganza le novità Missoni Home nel suo giardino incantato. Infine la bella mostra alla Biblioteca di Santa Maria Incoronata, pietra, carta, forbice, sull'hotel riciclabile, con prodotti realizzati per uso alberghiero con materiali riciclati.